Sono rare le opere d'arte in cui la lotta tra il soggetto e il materiale assume sembianze così viscerali come nei Prigioni di Michelangelo, un ciclo di sculture di marmo raffiguranti schiavi, in origine destinate a decorare la tomba di Papa Giulio II. Quattro di esse sono non finite, ovvero con molte zone e porzioni di materiale grezzo o solo parzialmente lavorato. L'impatto complessivo è quello di corpi bloccati e contorti, intrappolati nella pietra e destinati a un'eterna lotta per liberarsi dalla materia. La lavorazione dello schiavo giovane e di altre tre sculture fu interrotta a metà, quando Giulio II gli chiese di dedicarsi alla decorazione della Cappella Sistina. Dopo la morte del pontefice, avvenuta nel 1513, i nipoti ridussero la somma destinata alla grandiosa tomba e di conseguenza Michelangelo realizzò solo un numero minimo rispetto alle 30 figure previste. Sebbene gli studiosi non siano sicuri se lo schiavo giovane, lo schiavo che si ridesta e le altre due opere incomplete fossero state intenzionalmente lasciate incompiute, il loro aspetto sembra essere il frutto della combinazione di due fattori: la necessità, causata dal taglio dei fondi, e la pertinenza artistica. Le sculture, in poche parole, derivavano la propria natura di non finito dalle ristrettezze finanziarie e dall'espressione dell'immensa difficoltà di allineare un'imponente visione artistica con il compito dettato dalla committenza. Michelangelo riuscì comunque a completare due dei prigioni. Rispetto a questa commissione, del resto, il problema dei finanziamenti era stato una continua fonte di frustrazioni per lo scultore, che in seguito lamentò il fatto di aver sprecato la sua giovinezza e la sua energia in quel progetto, tentando di separare la sua visione creativa da noiose restrizioni materiali. Qualunque siano i significati attribuiti ai quattro prigioni incompleti, il loro essere non finiti riveste un ruolo essenziale per la potente rappresentazione della lotta individuale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!